È il volto del mattino del primo canale, come si chiamava una volta, ma per anni ha condotto e ha portato al successo La Vita in Diretta. Il riferimento univoco è a Michele Cocuzza, il secolo mezzo busto del TG2 e ormai conduttore di programmi di informazione di successo. Lo abbiamo incontrato nella sua città natale in occasione di un itinerario culturale di sponsorizzazione e di rilancio del territorio e con lui ci siamo intrattenuti a parlare del suo percorso professionale che l'ha reso davvero l'orgoglio della Catania più raggiante. È da qualche anno alla conduzione di Uno Mattina, come sta vivendo questa esperienza? Bene, molto bene, perché Uno Mattina è una trasmissione storica di successo di Rai 1, non è seguita soltanto dal classico pubblico popolare della rete, ma anche dai professionisti, colleghi, giornalisti, politici, gente che si alza presto perché deve lavorare. E quindi è bello poter essere un po' quello che dà le prime notizie, le prime informazioni di servizio, i primi commenti. Mi piace molto. Sicuramente un'esperienza particolare anche lavorare in coppia con Eleonora e Daniele. Beh, si impara sempre, ci sono sempre cose nuove, quindi la doppia conduzione è anche una caratteristica che fa parte del curriculum di un buon conduttore. Poi io con Eleonora mi trovo molto bene, quindi speriamo di fare un buon lavoro. Cosa le ha lasciato un decennio di partecipazione, di conduzione alla Vita in Diretta? Beh, lì il pomeriggio della Rete 1 è stato un pomeriggio di grandi successi, ci siamo divertiti, abbiamo dato informazioni, abbiamo fornito quella punto di riferimento popolare per il pomeriggio che credo sia piaciuta alla gente. Più in generale, a suo avviso, come è cambiata la televisione nell'ultimo periodo, soprattutto con l'avvento dei reality show, talent show? Beh, sta cambiando moltissimo, Sanremo e tutte le discussioni affini lo confermano, però si assistono a cose anche impreviste. Per esempio, non è vero che i giovani si siano allontanati del tutto dalla TV, come appunto si è visto con la Vita, e i reality fanno parte del panorama di questa televisione moderna, ma c'è internet sullo sfondo, il web naturalmente, le TV nella rete. Credo però che questo significhi una ricchezza di potenzialità che ci deve consentire di offrire, di avere un'offerta sempre più varia, sempre più ricca. L'errore secondo me non è il reality, l'errore è tutti la stessa cosa. Qual è l'attenzione che bisogna porre a suo avviso, l'attenzione adeguata ai new media? Soprattutto ci riferiamo ad internet, lei ne faceva accenno. Io onestamente ho un piccolo blog, sono un blog proprio dove discutiamo. Adesso stiamo discutendo se sul blocco del traffico di domani nelle città del nord, discutiamo di tutto. Penso che la comunicazione sia ormai interattiva in maniera definitiva, va e viene, non è più autoritaria, e chi rifiuta questo no? Secondo me è tagliato fuori da quella che è la grande realtà delle trasformazioni tecnologiche. Chiudiamo, come immagina il futuro della sua città e anche suo, della sua professione, con quale evoluzione? A Catania mi auguro che possa diventare una città con un sacco di problemi di emergenza, una città normale. Questi stati generali vogliono dare un contributo, ma naturalmente la partecipazione della gente, delle categorie, delle associazioni deve essere proporzionata. Più forte è, più si può riuscire. È il mio lavoro, io spero di poter continuare a raccontare questo straordinario paese pieno di luci e di ombre. Speriamo che prevalgano sempre le luci.